Buonasera a tutti e desidererei parlarvi per molte ore, ma vi risparmierò. Vorrei ringraziare innanzitutto la città di Torino che più di un anno fa, nell'estate del 2018, chiese a noi al Castello di Rivoli di occuparci di una nuova luce. Questa è la grande tradizione, voi sapete che le luci d'artista sono nate molti anni fa, come ha ricordato l'assessore Leon all'epoca dell'assessorato di Fiorenzo Alfieri, che è oggi il nostro presidente. Quindi quale gioia con la nuova presidenza tornare a commissionare una nuova opera d'arte. È stato un team effort notevole, ringrazio anch'io la Fondazione per la Cultura che ha presentato FPT, il partner ideale direi di questa opera che sto per raccontarvi, e anche Hauser & Wirth per il loro supporto. Ringrazio soprattutto la città, la sindaca e l'assessore, e anche De Biase che in certi periodi non rispondeva al telefono perché lo angosciavo, però lo ringrazio comunque, perché ci vuole un certo atto di coraggio a volere realizzare quello che Roberto Cuoghi ha pensato. Roberto Cuoghi, grande artista italiano che ha rappresentato l'Italia alla Biennale di Venezia, non l'ultima edizione ma la penultima, mi è venuto in mente perché ci è venuto in mente a Rivoli perché eravamo nel cinquecentenario della morte di Leonardo, come voi tutti sapete dalle mille pubblicazioni e mille mostre di quest'anno in giro per il mondo, non ultima quella del Louvre che ha aperto pochi giorni fa. Pensando a Leonardo sono subito andata a cercare Roberto Cuoghi, che è un pochino come era Leonardo, interessato a quel luogo in cui l'oscurità e la chiarezza si incontrano e anche dove l'arte e la scienza si incontrano. E ricordo nella prima conversazione con Roberto, dopo aver chiacchierato come al solito di Friedrich Nietzsche, di come amava Torino e di come la sua grande lucidità era nel momento in cui era impazzito a Piazza Carignano, perché finalmente si staccava dalla follia della normalità, e mi disse forse Leonardo non avrebbe acceso altre luci oggi, oggi le avrebbe spente. E questo mi ha fatto pensare sia certo alla nostra epoca, un'epoca in cui il buio e l'oscurità attraversano molte parti del mondo, ma anche alla bellezza di risparmiare l'energia elettrica, il consumo, perché vediamo anche ghiacciai che si sciolgono, e quindi a un uso più razionale e più attento anche dell'energia. E quindi il partner FPT ha trovato in questa alleanza, diciamo, estetica filosofica, un buon partner. Questo è un aspetto dell'opera. Miracolo è l'imperativo del verbo miracolare, cioè creare un miracolo. Il miracolo è quello di sinfonizzare le luci, che sono le luci già esistenti nella piazza, non aggiungere altre luci, ma soltanto lavorare con quelle che già ci sono, private, pubbliche, esercenti, bar, residenti, luci dell'IREN per l'appunto. Abbiamo trovato anche in IREN il partner ideale, perché hanno subito sposato questo progetto di spegnere le loro stesse luci in maniera artistica, e quindi hanno cominciato a lavorare al massimo, come si dice, della tecnologia di oggi, perché in sostanza abbiamo domotizzato l'intera piazza, quindi è una sorta di prototipo di quello che sarà la smart city del futuro, nel senso che da un computer, da un programma si può spegnere le luci, accendere il frigo, fare questo, fare quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi è un piccolo esempio di come collaborare insieme a una domotizzazione di una piazza, nel bene e nel male, perché l'arte guarda sempre le contraddizioni della nostra società. E quindi la fragilità, la vulnerabilità e anche l'aiuto e il progresso insieme.
E naturalmente sto impiegando del tempo, anche perché dobbiamo tirare fino alle 8:15 quando sono pronti per fare questo miracolo. E parlerà ovviamente dopo di me la sindaca, ma vorrei chiedere se qualcuno qui dell'equipe tecnica può chiamare la signora Gerardi, perché deve chiudere le benedette tendine. Quindi cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che è un'opera partecipativa, collaborativa. Non si vede la partecipazione alla fine, ma si vede il concerto alla fine. Alcuni elementi piccoli non sono stati domotizzati, sono perché l'impianto elettrico era troppo vecchio, per diverse ragioni. Ci sono 7 o 8 punti fragili nella piazza e lì dipendiamo dalla generosità del Goethe Institute di spegnere alle 9 puntuali e stasera ancora prima, dalla generosità del circolo del WIST e via discorrendo. Se poi qualcuno conosce il negozio Devan, abbiamo un problemino lì, per cui gentilmente non hanno gli schemi elettrici del loro impianto, di conseguenza dobbiamo aiutarli a trovare questi schemi elettrici, se solo trovassimo gli elettricisti che gliel'hanno fatto. Per il resto siamo riusciti e spero che al 90% siamo all'opera, perché Roberto Cuoghi ci tiene moltissimo a dire che è un work in progress, che lavorerà all'opera da adesso fino alla fine, il 12 di gennaio, quando chiude Luci d'Artista, perché ogni giorno si scopre un problemino in più, qualcuno che ha comprato un appartamento, per esempio, bisogna spiegarglielo, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui tutti i giorni ci si confronta con il mondo. Questo è una vera opera d'arte pubblica. Di solito le opere d'arte pubblica si pensano a delle sculture, oppure a una luce che si mette così, si appiccica. Un'opera d'arte pubblica vuol dire il coinvolgimento del pubblico, la res pubblica, nel senso di Hannah Arendt. Ecco, ciò detto è per dire che non solo gioiamo, ma pensiamo e agiamo insieme. Quindi spero che adesso siamo alle 8 e passo la parola a te 5, lei ha 10 minuti, spero. Sì. Ok, va bene, grazie molto.